Consigliere Vern, ha approvato un ordine del giorno da lei presentato sulla programmazione per l'edilizia scolastica. Si fa un po' il punto su quello che potrebbe essere anche un nuovo polo scolastico per Teramo? Il centro storico di Teramo, in particolare dopo gli eventi sismici di gennaio del 2017, si è lanciata un'idea di rivedere, comunque riprogrammare il patrimonio scolastico comunale e provinciale. Le scuole attuali all'interno del centro storico, secondo me, molte di queste non hanno una funzione tale rispetto a una normale scuola. Oggi le scuole hanno spazi diversi con modi di essere utilizzati diversi rispetto a come sono state costruite nel secolo scorso, negli anni 50 o nei primi anni del 1900. Io ho chiesto di fare un tavolo tecnico tra le scuole, tra le università abruzzesi di ingegneria e di architettura, ognuno proprie competenze, gli ordini professionali, la sovrintendenza, gli studenti e anche ad esempio Cittadinanza Attiva, che sta lavorando molto bene su questo argomento, in modo tale da buttare giù delle idee sulle fattibilità, valutazione preliminare sul futuro degli edifici scolastici comunali e provinciali, in modo tale che gli stessi enti, comune e provincia, possano essere pronti all'emanazione di bandi specifici per la la localizzazione, costruzione e situazione delle scuole. Mozione approvata, prossimo step quale sarà? Il prossimo step sarà appunto che l'amministrazione comunale deve iniziare a convocare un tavolo, convocare i soggetti che prima ho elencato, in modo tale poi da lavorarci su con una tempistica che insomma è quella non di medio termine, ma comunque che dia delle risposte nel più breve tempo possibile, appunto per arrivare a una progettazione di questo livello.